Ciao ragazzi, eccoci qua, siamo arrivati al CTS Poligoni di Tiro di Terni, le Marmore. Siamo in questa stupenda location per provare una cosa nuova, almeno per me, ma credo anche per molti di voi. Iniziamo! Porca di una puttana, ho lasciato a casa il cinturone. Ma non è possibile. Non ti serve mica, no? Beh, ma torno fino a Verona a prenderlo, se vuoi, 6 ore, cioè... Bene ragazzi, cinturone recuperato. Siamo qua con Andrea Moroni, che ci farà da cicerone in questa giornata, per presentarci questa disciplina nuova per me, ma vecchissima, no? Sì, ciao Francesco, è dal 1970 che è la Bianchi Cup in America, è la sintesi perfetta fra il tiro dinamico e il tiro accademico, dove è vietato sbagliare. Ora vi presenteremo i piatti, i plates, 48 colpi, 48 piatti a 10, 15, 20 e 25 yard. Ok, quindi oggi introdurremo quello che è per tanti che come me non lo sanno, la Bianchi Cup. La Bianchi Cup sono 4 esercizi, oggi li vedremo insieme ad Andrea che ci spiegherà come funzionano, poi entreremo nel dettaglio prossimamente, comunque iniziamo a sparare, vediamo Andrea che ce lo mostra, poi lo proverò anch'io, insomma strada facendo vedremo un po' tutto insieme. Cominciamo. Ragazzi, allora adesso inizia Andrea e fa la prova alla prima distanza, ci sono 4 distanze ma adesso vedremo. Deve sparare entro un tot di tempo, che adesso non mi ricordo neanche quant'è, ma poi questi dettagli li vediamo assieme. 6 secondi. Shoot, are you ready? Ready! Stand by. Quindi adesso ripete lo stesso giro, siamo a 9 metri, quindi 10 yard. Ready? Stand by. Stand by. Ok, il secondo beep è quello che indica i 7 secondi di tempo. Qua siamo a 14 metri, 15 yard. Sembra facile, ma non si può sbagliare, quindi bisogna ponderare ogni colpo. Qui siamo a 20 metri, sono 8 secondi di tempo. Ottimo, lui in questa condizione, da questa distanza in poi, preferisce andare a terra a sparare. Ha un'arma con un appoggio fatto apposta, lo vedremo poi la caratteristica dell'arma. Comunque, adesso ripeti 20 metri, poi ci spostiamo all'ultima distanza. Ok, qua siamo all'ultima distanza che sono 25 yard, quindi 23 metri e ci sono 9 secondi, giusto? Comincia a essere duretta qua. Ok, Andrea ha appena completato il suo giro egregiamente, tutti i piatti colpiti, quindi lui è a posto. Adesso spariamo io e Janne dalla Finlandia, giusto? Ok, cominciamo. Shooter, are you ready? Stand by. Oh. Cominciamo bene. Hai finito troppo presto, devi... Sì, accelerare, devo andare con calma qua. Devi mirare. Hai tutto il tempo. Bene. Perfetto, quindi da qui in poi non posso più sbagliare nulla, giusto? Esatto. Benissimo, che è la condizione ottimale per sparare bene. Quindi mirali. Sembra infiniti, ma ti viene da correre, eh? Sì, sì. Porco cane. È un gioco psicologico qui. Ok. Shooter, are you ready? Stand by. Piano. Bene. Stand by.
8 secondi sono veramente tanti, eh? Quindi sfruttali tutti. Stand by! Bene. Mi sa che dalla prossima distanza dovrò provare ad andare giù. Perché qua comincia... Cacchio, sto tremando come una foglia. Sono in puntamento così. Stringi più la mano sinistra, che ti ha dato il colpo alto. Ok. Ok. Vedi, il primo è perfettamente... Sì, adesso quindi... stavo tirando anche con gli occhi aperti, adesso provo a chiudere. Stand by! Che strappo, porca. Avevi un secondo, avevi sparato perfetto. Perfetto, avevi sparato. Porca troia. Che difficile che è. Eh? Che difficile che è. È una lotta psicologica pazzesca. Qui... Mamma mia. È perché un thriller. Sull'ultimo colpo mi sembrava di essere andato talmente tanto piano che stavo aspettando il bip. No, 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 invece no, ci avevi ancora un secondo. Perché non devi imparare, però il dito ce l'hai buono, eh. È la testa qua che conta, eh. Qui è un mi aspettavo thriller. Il beep, eccolo, 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 tac, te. E invece c'era un secondo. Sì. Stand by! Piano, piano, piano. Riuscire a capire, devo allenarmi su questa cosa qua per capire il tempo. Esatto. Perché mi sembrava di essere tanto più lento. No, no. Anche qua mi sembra di arrivare così, invece. No. Fatalità è sempre l'ultimo che sbagli per quello. Vabbè. Bella però, mi piace sta cosa. Piano, cioè, sembra una cagata, invece costa, no, Shooter, are you ready? Stand by! Quattro ne hai lasciati. Disastro. No, no. Beh, insomma. Con la production via. Sì? Production. No, beh, ma si può fare. E poi vanno a terra, eh. Puoi farlo col dito che hai, puoi farlo pieno. Dopo. Dopo. Dopo lo rifaccio. Ecco. Dopo lo faccio pieno. Ecco, adesso rilassati, facciamo le barricate, vieni qua a farlo. Sì. Con i tempi e io ti do i tempi. No, no, cioè è fattibilissimo pieno, sì. Questo, però è però sì, quando, questione pensa del tempo. Sotto stress, quando ti balla tutto e c'hai... Ti dico, io da non mi ricordo se era il secondo o il terzo box, ero così. Sì, perché qui non puoi sbagliare. È quello che ti porta fuori. E poi c'è quel componente lì di tempo che... Cioè, grazie ti... Mauretto, questo... Forte come... sì, il fatto è che dito, comunque deve... spari tanto più piano del normale, no? Di quello che sei abituato. E quindi ti sembra di perdere un sacco tu di pensa, tempo. Il primo che facevi del piatto, lui ancora non si era posizionato a terra. Sì, quindi ne avevo di tempo. Vabbè, dai, dopo riproviamo. Però, però ti insegna un colpo... Ti insegna questo. Insegna a gestire anche il tempo. Sarà che è una cosa nuova, o che era il primo stage, non so. Ma ho provato più adrenalina degli stage di tiro dinamico. Pazzesca questa cosa. E la cosa bellissima è che adesso stavamo guardando un po' gli altri stage, adesso passiamo a quello con le barricate, magari lo riassumiamo un po' più velocemente, però il fatto è che non c'è un limite d'età per fare questo giochino. Perché qua no, la componente atletica non è così importante. Qua si tratta veramente di tornare ai fondamentali del tiro, quindi respirazione, percorsa, mire, con questo fattore tempo che... pesa proprio come un'ascia qui sul collo, pazzesco. Lì ti crea veramente tanto, tanta tensione perché anche negli ultimi giri ero pronto a sentire il beep perché mi sembrava di aver sparato lentissimo, quindi mi veniva da correre, invece in realtà mi sbagliavo, la percezione era sbagliata, quindi questa cosa qua crea tanta pressione. Vi mostro come si fa, dai. Ok. Jan, are you ready? Yes, I'm ready. Mani in appoggio, 5 secondi 10 yard, 6 secondi 15, 7 secondi 25 e 8 secondi 35 yard. Vi mostro come si fa. Vedete la tecnica che utilizza in appoggio sulla barricata, sono pistola apposta, qui addirittura c'è il cambio mano, va in appoggio in nuovo sulla barricata, quindi spara
con la mano opposta. Vabbè, io faccio una cosa più semplice perché non sono a quel sì, livello. Si chiamano manicotti. Manicotti, sono okay. Per la categoria open. Ok, perfetto. Tu invece dovrai sparare appoggiato alla barricata. No problem, cioè no problem, speriamo. Lo facciamo, dopo vediamo cosa succede. Ok, Mauro, quando vuoi. Are you ready? Ready. Stand by. Minchia. E tu tira, eh. Pazzesco. Cioè ci sono tutti i colpi intanto così. Ah, andato fuori? Cazzo. 2,5, sto al limite. C'ho 25. Scusa, quant'è qua il tempo? 0,25 tolleranza, perché con le sagome girevoli che ci sono, sì, in America, se si usano sagome fisse ai 25 centesimi di tolleranza. Quindi tu saresti dentro al pelo? Al pelo, al perfetto. Quindi a 7 secondi non è riuscito a starci dentro, è andato a 7,25. Sì, perché le barricate sono state montate adesso, sono molto flessibili. Ok. E quindi è un po' difficile sparare. Bene, questo mi rassicura molto, perché se prima avevo paura del tempo, adesso mi cago addosso. Speriamo bene. Andiamo a vedere fino adesso come abbiamo andata. Fatto. Sì, dai. Quindi questi 10 punti. Dopo, a parità di punti del 10, sì, si conta chi ha fatto più X. Okay. Questo è 8 e il resto della sagoma è 5. Ok, ma la X è nera così normalmente? O sì, è nera. Okay, è nera. Neanche uno fuori. Cioè sono 48 centri. Una cosa che ci siamo dimenticati di dire, Andrea, è pluricampione o no? Beh sì, qualche campionato europeo o mondiale l'ho vinto. E l'ultima gara, una settimana fa? Ho vinto il campionato tedesco e il secondo su un'altra gara. Giusto per l'appunto, ecco. Sembrava giusto. Adesso qua devo capire come cacchio non fare una figuraccia, perché è impossibile sparare 32 metri. Cioè non vedi neanche il pallino da qua, Ti do un guanto, Francesco. No, no, sono uomo. Puoi competere con le open. Beh, certo, questo, ma è contento di stare a 10. Questo è un esercizio fra i più difficili senza questo. È uno dei più difficili, perché vedrai, sparare a 32 metri è tanta roba. Ma è più che altro la posizione, perché a sinistra devi tenerla un attimino inclinata per forza. Andiamo a vedere. Bisogna capire, dai, quelle robe lì. Dico, quei dettagli lì, quelle stupidatine lì, dell'arma un attimino inclinata, che c'è un po' di d'asse fuori. Devi vedere dove mirare. Fa una prova. Minchia. Già solo il fumo che fa non vedi più un cazzo. E di qua invece sarà, tac, vado su. Vediamo. Qua la tecnica d'appoggio è fondamentale. Sono distrutto la mano comunque, hai ragione te del guantino. Andre, dentro, sì. Parto così, posso fare così? Sì, basta che non poggi fuori. Ah, bravo. Mi sono impugnato malissimo. Bene. Ready? Ready. Stand by. Bene. È la prima volta che fai una barricata. C'hai solo 2,8. Non male. Vediamo da là adesso. Non male. È là che mi preoccupa. Che...
Ah, se ma dopo ci sono gli iMaster che stanno più avanti, ma... No, si riesce a far meglio, però bisogna trovare la posizione prima di tutto. E dopo quando hai... Piano, piano! Ah, ce n'è uno fuori, mi sa. Piano, 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 più piano. Bene. Buono. Elimini questi, stai in linea con i primi 5. Sì, devi eliminare il 5. Sì, sì, no problem. Guarda, sta dentro, non è una cazzata. Dopo lo rifaccio giusto, vedrai. Allora, fatto il giro delle barricate, non benissimo, portato a casa. Bene. Vieni qua. Non male, per la prima volta. Stai a livello di un master internazionale, quindi bene. Non conosci i tempi, non la tecnica. Quella, bisogna lavorare tanto sulla tecnica, però abbiamo detto che bisogna eliminare solo questo, il 5. Il 5, però il resto molto bene. Dai, adesso, dopo lo riprovo. Vai. Tutte queste tecnichette sembrano una stupidata, ma ci sono tantissimi fattori da mettere insieme. E comunque, come ho detto prima, si torna tutto agli albori, cioè proprio i fondamentali del tiro. E qua capisci quanto ce li hai dentro, quanto no. Sono 6 giga e mezzo. Taglio qualche video così abbiamo un po' più posto per il practical, che non so cosa sia, e il mover, che è chiamato The Beast, perché è un mega casino. Vediamo. Già erano un casino questi, vediamo. Ok, quindi dove siamo arrivati adesso, Andrea? Adesso siamo all'università. Cioè? Qui la precisione la fa da padrone. Quindi, vieni. Non si può? Sbagliare. Molto bene. Come funziona qua? Si parte da 10 yard e si fanno delle string. Vieni, ti mostro. Andiamo. Vieni, Mauro. Ok, sono 2 colpi per sagoma. Stand by. Che è successo, Andrè? Vedi che succede? Qui io ho vinto il campionato del mondo. Sì. Se sbagli un attimo adesso, ho fatto la precorsa, mi è partito, ho perso 2 punti, avevo perso... Tutto? Tutto. Avevo perso perché stavo già a 1918. Stavo facendo la precorsa, mi è partito, guarda dove sta. Ho visto. È un meno 5 quello lì. 5, meno 5 punti, sto fuori dai primi 5. Mamma mia, pensa. Capito? Quanto incide, guarda, quanto incide la componente psicologica. Guarda, l'ultimo colpo. Quindi 10, meno 2, meno 5. Meno 5. E fuori? Meno 10. Meno 10. Saluti. Esatto. Come me con i piatti prima. È la lotta contro te stesso questa. Eh già. No, contro gli avversari. Si notava nell'ultima string da sdraiato la respirazione, gonfiavi, poi gli ultimi colpi è cominciato, non ce la facevi più. Già, stai 15 sembra una cagata, eh? No, è qui. Mamma mia. Qui devi proprio portare tutto al limite. Sì. Cioè tu guarda, buono. Avevo fatto perfetto, guarda, quasi tutte X di qua. Tranne quello lì. Mi è partito quel colpo, vedi? Cioè tu guarda, ho fatto 5-10, un esercizio perfetto, no? 1, 2, 3, 4 e 5. Guarda. A 15, no? Hai fatto, stai lì, perdi un attimo la concentrazione, ti perde un colpo. Saluti. Saluti. E invece in production dici che
Cioè, mediamente come funziona? Qua dentro pochissimi? Sì, pochissimi. Quindi diciamo nell'otto. I forti qua, i bravi stanno anche qua. Vediamo. Qui Francesco non hai tanto tempo. Uno e uno. Molto bene. Massima concentrazione. Ok, uno e uno, boh. Tempo? E la, 3 secondi. E la stretta deve essere perfetta dell'arma. Minchia, che strappo. 4. Adesso 2-2? 2-2. Surrender. Shoot there, are you ready? Stand by. No, tu hai, hai immagini. C'è questo fattore tempo che mi cago addosso. Arrivo sempre al limite, eh? Sì. Ok, 1 e 1. Sì, 1 e 1, 4 secondi. Shoot there, are you ready? Stand by. Bella questa string, perfetta, hai fatto 5x e un 10 molto vicino. Questa è stata una merda. No, hai fatto 3-10 qua e 2-8 bassi di là, sì. Però vicini. Andiamo a controllare. Ho sentito malissimo, cazzo, non la tiro su una volta giusta, porco cane. Non c'hai la fondina tua anche, Guarda, questo è quello che ti rovina un po' con la sinistra. Se no stai nel 10, adesso vediamo. C'hai uno, due. Che quello lì è stato l'ultimo con la sinistra, no? Sì. Va. Vabbè. Adesso è il passaggio difficile è sempre lì, alla fine, quando hai il tempo che ti sale sulla schiena. Comunque non sono tanti i secondi, eh? No. Non ne avanzi? Adesso quanto andiamo? Andiamo a 50 yard. Quindi sono 46 metri. 46 metri. 7 secondi. 1 e 1, quindi spendi 5 secondi sul primo e 2 secondi per il secondo. Ah, ok, 7 secondi, 1 e 1. Sì. Vabbè, dai. Vabbè. Faremo. È dura qua. È impossibile qui. Qua. C'hai molto tempo. Spari in basso a destra, hai fatto un 5 a destra e un 8 un po' a destra, ma sulla prima sagoma molto bene, spendi più tempo. Adesso due colpi, 10 secondi. Molto bene, Francesco. Sì. Stai sempre un po' basso, mira un po' più alto. Però adesso stanno vicini, cominci a prendere. Ho sparato un po' più con calma. Devo mirare un po' più alto. Disastro. Quando ho messo 2 fuori, li ho visti tutti e 2. E il primo gli ha dato uno strappo pazzesco. Sei uscito 5 secondi prima. È un macello, è difficilissimo ed è bellissimo.
hai un'adrenalina, si crea una, col tempo, col fattore tempo, vai fuori ritmo in un attimo. Battiti che vanno su, è da provare. Io 30 metri sparo intanto così, in lento mirato. Qua, guarda, sono arrivato, guarda che roba. Disastro. Disastro, ma bellissimo. Rifacciamo. Rifacciamo subito. Di pacca. Oh Fede, bisogna che ci proviamo qua, eh. È fattibile. È che bisogna... Dopo ti dico quello che l'ha vinto in production, ovvero sia Rob Latham, quanti punti ha fatto. Ok, dimmelo dopo però. Perdi un paio di secondi sul primo che ti dà il ritmo. Stringi bene la pistola, uno e uno. Il fondamentale è il primo colpo. Dobbiamo investire un po' di più lì. Quindi 3 secondi, 2 sì. Per l'estrazione e 1 per andeggio. Esatto. 1, 2. Puoi fare anche meno. 1, 2. Ok. Proviamo. Shooter, ready? Ready. Stand by. Ah, no, no, è un X, tocca, eh. Ok, ok. Ok, adesso cosa dobbiamo fare, Andrea? 3, 3, 3, mano sinistra. Ah, ok, è vero. Scusa, non ti ho chiesto prima, nello switch posso mettermi così? Sì, sì, okay. Anzi, posso dire posso una cosa, parti così, no? Ok. Ready? Ready. Stand by. Sono arrivato su, non trovavo il puntamento, ho perso un sacco e ho dovuto accelerare perché andavo fuori. Ma lo sai perché? Perché la tieni così. Ma sì, non ero, non so. Devi stare dritto. Devi pensare a un sacco di robe comunque, eh. Cioè, sì. Sembra una stupidata. E il tempo, è questo, e quell'altro, vabbè. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Uno e uno. Perdi tempo sul primo. In quanto? 4 secondi, hai tutto il tempo. Ok, 3 secondi. Ready? Ready. Stand by. È difficile stare, cioè riuscire a calcolare sta cosa qua, bisogna allenarsi probabilmente. E poi c'è uno stress emotivo perché non hai chance. Vabbè. Però adesso comincio ad avere già un po' più di feeling col tempo, cioè sono un po' più sereno. Anche se adesso sono arrivato veramente, ero fuori dal limite. No, stai dentro, stai dentro. Quindi adesso quanto abbiamo qua, Andrea? 5 secondi, 1 e 1. Quindi spendi 3 secondi e mezzo sul primo. Ready? Stand by. Ah, un coltino. Lo sai che hai fatto qui? Vieni, andiamo a vedere. Adesso l'hai stretta con la sinistra. Se tu vai a cercare la X, vai fuori. Quando l'hai impostata, stai lì, che nel 10 ci stai. Ok? 1, 2, 3 e 4. Hai fatto 3. Il coglione quello lì. Porco cane. Buono, buono, dai. Adesso dobbiamo andare a... No, sempre lì 6 colpi, giusto? Sì. Quanto sono qua? 20? 23 metri, sono 25 metri, insomma. 23 e dopo 46. Bravo, adesso l'hai fatto bene. Andiamo a controllare. Hai fatto sì. 4x e 2 10. Ok, sì. Devo stare tranquillo, andare un po' più con calma. Ci sei? Ok. Quelli c'erano? Sono cosine da mettere a punto. Sai cos'è che non siamo abituati, ignorante, cioè in maniera sbagliata diciamo, non siamo abituati a cercare un punto come lo devi cercare qua. Lavori un po' più sul grossolano. Questa cosa qua incide tanto nel momento in cui devi scattare, perché cominci a renderti conto che tante cosine non sono a posto. Poi da qua in fondo... Quando mi diceva Latham, da quando lui aveva iniziato a fare la Bianchi,
lui i piatti non ne sbaglia più uno. Eh beh, sì sì, è vero. Perché quando, allora, quando c'hai il bersaglio grande vai più grosso. Più liscio. Ma quando c'hai i piattini quelli piccoli o spari a 30-50 metri, usi questa tecnica e stai lì. Sì, sì, difatti è un allenamento pazzesco questo qua. Solo con il respiro e il tremolio vai sopra e ci arrivi quasi a coprire la sagoma. 7 secondi, spendi tanto tempo sul primo. Stand by. Primo un po' strappato, Sì. C'ero nel 10 o no? Nell'8 o no? No, stavo a destra. Puttana. Devi stringere il polso sinistro. Secondo hai fatto una X. Ok. Piano, piano. 8:45. Cioè 15 secondi. Porca di una. Guarda. Hai fatto. Hai fatto il primo una X, il secondo un 10 e il terzo un altro 10. Di là hai fatto 2:8 sulla sinistra che hai, e poi un 10. Dopo questa catena di scatto la devi far rientrare al tempo. Se pezzi a tempo non scatti mai bene a queste distanze. Sì, no? Ok, dai, andiamo. Posto. Più piano. Ah, ho strappato sia il primo, cioè l'ultimo della sagoma di sinistra e l'ultimo della sagoma di destra. Incominciamo però a capire. Ah. Allora, per due string sei riuscita a stare sempre nel 10 con 2x. Quella dove hai sbagliato hai fatto un 5 e 2,8. Quanto mi è avanzato qua di tempo? Ti è avanzato 3 secondi e mezzo. E questi 2 su 2 e 2, il resto guarda dove stavi. È dura, dai, però sempre meglio. Passetto alla volta. Allora? Francesco, adesso abbiamo la bestia, The Beast, come la chiamano in the USA. Da Koenig, Rob Litam. Qui si gioca la Bianchi Cup, qui è thriller puro e non si bisogna mai sbagliare. E cosa sarebbe? Sarebbe una sagoma che corre a 3 metri al secondo, visibile per 6 secondi, dai 10, 15, 20 e 25 yard. Bisogna scattare in movimento. E considerare l'anticipo e tutto quanto. Con l'ottica noi abbiamo questo meccanismo che si chiama stick shift, che ti consente di mirare al centro e ti calcola automaticamente. Okay. L'anticipo da dare. Tu invece devi sparare all'ultima distanza fuori sagoma. Okay. E non ti devi fermare, perché come ti fermi sei fuori. Ok, proviamo. Andiamo. Dopo magari questa cosa dell'ottica eccetera vi facciamo vedere la pistola, che così capite bene come è fatta anche la pistola. Il tiratore quando è in posizione di pronto sta surrender. Ok. E il manovratore fa partire. Dai 2 ai 5 secondi te lo fa partire. Ok. Ok. Quindi, scusa, tu parti quando esce la sagoma? Sì, posso estrarre. Quando io sono pronto lui ha da 2 ai 5 secondi. Quando vedo la sagoma estraggo? Estraggo, okay. E parto. Cazzo se corre. Viaggia, Corre, E siamo a 9 metri. Buono. Tutti 10. Qui già è molto impegnativo. Qui siamo a 13, 14 metri. 6 colpi. Boia. Arrivi in chiusura giusto, Se vuoi fare le X e i 10 devi fare così qui. Devi usarlo tutto. Pulito. Tutti ai pari.
anche Doug Koenig, che ha vinto 18 Bianchi Cup, qualche volta mette un 8 qui, perché qui è dura. Vedrai, la sagoma è lontana. Qui sempre 3 per roba. Passaggio. Sì, tanta roba qui. Ottimo. Ho fatto un 10 solo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11x. Avrei battuto anche Doug Koenig. Però l'unica cosa, lui le fa in gara anche, perché è uno squalo, non c'ha sentimenti. Vedi, quella roba lì... Praticamente qua adesso, quando sparerò, dalle ultime due distanze, cosa sono? 20 e 23 metri. 20 secondo me dovrò mirare qua così, giusto? No, adesso ti spiego. Qui, anche qui ho fatto, vedi però com'è difficile, perché ho mollato un attimo, per fortuna è un 10. Sì. Ho fatto 11x e un 10, quindi sono a punteggio pieno. Ho fatto 44x su 48 colpi, è un punteggio... Ascolta, ma qua quanto dici di anticipare? Allora, a che velocità viaggi la tua palla? Oddio, 1150. 3, 4. Allora, no, la prima distanza qui. Sì. La seconda qui. Sì. La terza qui. Sì. La quarta al limite della sagoma. Addirittura. Se no sei fuori, sì. Aspetta, prima. Seconda. Ok. Terza. E al limite della sagoma la quarta. E in fondo qua. Proviamo. Ieri abbiamo mangiato pochino, abbiamo mangiato un po' di contorni, i funghi, le lumache, l'agnello, la capra, non mi ricordo, un altro paio di robe, ma un vassoio di formaggio, ci sarà stato 2 kg di formaggio. Leggeri. Per forza, sennò come fa ad andare giù? Ok ragazzi, adesso tocca a me, vediamo, speriamo in bene. Ho visto Andrea, ha sparato benissimo. Ianne ha sporcato tanto. Adesso vediamo, non è facile, corre tanto questo sagoma. Pronto? Dai Andre, vieni qua che ti faccio vedere come si fa. Bene, vengo. Viene già da ridere. Madonna. Vabbè. Corre, Cioè, ora che fai l'estrazione ce l'hai già a metà. Va bene, dai. Stringere perfettamente l'arma e scattare mentre non ti devi mai fermare. Ok, 6 colpi. 6 colpi. Fai troppo presto. Questi c'erano però. C'erano 3 e 10. Li ho visti giusti? Se più tempo. Bravo. Insomma, ho sporcato un po'. Oh, ma stai a parlare con la bestia qui, Ma si può fare meglio. Vai. Bene, una X finale, 2-10. Sono un po' altino? Sì, alto. Ho sbagliato il riferimento. Ok, adesso mi correggo un attimo. Bene. Porca tra, non riesco a abbassarmi. Sempre il mirino là sopra. Però è raggruppata, va bene. Piano. Bello! 2-10 e una X finale. Guarda Francesco, la bestia, non dico che l'hai domata, ma gli hai messo paura. Questo è... Vado a caricare che lo rifaccio subito, posso? Sì, sì, la tappiamo. Ti stai afficando, eh? Sì, mi ha preso un sacco. Infatti non vengo mica a mangiare, resto qua a sparare io. Bellissimo, ragazzi. È da provare, sembra da fuori, sembra banale, diciamo così. In realtà veramente ci sono tantissime cose da mettere insieme. È super completo. È stato grande, Francesco. Grazie.
5x e un 10. Va. Quindi adesso hai capito perché non devi fare pam 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 pam, devi fare pam 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 pam. Ah, un po' in ritardo. Adesso l'ultimo. Hai fatto sorrenda. Qua ne ho tre, vero Andrea? Tre. Qui il okay, primo, mi ero fuori dal 10. Tempo il primo. Ok. Ah! Adesso ci tiro tre renghe lì nella X, sta attento, eh. Porca merda. Ah, l'ultimo, il secondo era un 8, però bene. 2 10 e un 8 basso. Quale 8? Un po' di più. Bene. Ecco, adesso hai fatto 3 10. Tanto ci voleva. Ecco. Ok, ragazzi, allora adesso voglio mostrarvi, anzi Andrea ci mostrerà la sua arma, perché ha delle caratteristiche assolutamente diverse da quelle comuni, no? Certo, certo. Vai. Questa è una dall'era monofilare, una splendida pistola molto precisa che sviluppa circa 1 inch a 50 yard. Tradotto? È praticamente una rosata di 6 colpi in 2,5 cm. Perfetto. A braccio libero, appoggiati a terra. Ok. Ha un funnel, cioè una minigonna per appoggiarsi per il tiro a terra. Quindi ha un'inclinazione precisa per, sì, sì, per darti la linea di mira corretta quando è in appoggio. Esatto, giusto? Circa 2 gradi, 2 gradi e mezzo. Poi ha un manicotto della Tony System, ricavato completamente dal pieno, con delle alette che servono proprio per la barricata, per effettuare un tiro di estrema precisione. Quindi, scusa Andrea, questo manicotto è sovrapposto al carrello in maniera tale che possa ciclare. Esatto, okay. E posso appoggiarlo ad una parete come la barricata senza avere, così. Sì, senza avere inceppamenti. Per concludere, c'è uno stick shift, che è un meccanismo per sparare il mover, che consente di mirare sempre al centro della sagoma, in modo che possiamo prendere più X possibile senza calcolare l'anticipo della velocità della sagoma. Quindi miri al centro e posizioni centro. Lo stick shift a destra o a sinistra. Che mi dà l'anticipo in base alla velocità della mia cartuccia. Ok, quindi è regolabile questo anticipo? Sì, poi, sì, è regolabile, okay. Dipende dalla velocità che ciascun tiratore usa, certo. Per il suo munizionamento. Ok. E un aim point militare 4 MOA. Ok. Vanno bene anche 2 MOA. Superiore no, perché altrimenti a 50 yard non si ha la certo, precisione necessaria. Certo. Andiamo alla barricata a vedere. Ecco, potete notare che alla barricata con la Division Open si possono fare delle rosate, come gli amici hanno visto prima, 48x, se si acquisisce la tecnica appropriata. Ovvero sia, si estrae l'arma e dalla parte della sinistra della barricata si sparano 6 colpi, si appoggia l'aletta contro la barricata, si stringe con l'altra mano saldamente insieme alla barricata l'arma e si può fare fuoco con una ripetizione e precisione tale che ci consente di stare abbastanza agevolmente nella X, okay. Cioè nell'X-ring di 10 cm. Certo. Dalla parte destra della barricata c'è una tecnica ormai sviluppata negli anni che permette di effettuare il cosiddetto switch over, sì. Ovvero sia si estrae con la sinistra, si fa un passaggio dalla mano forte alla mano debole, si appoggia l'arma alla barricata sempre con l'ausilio delle sì. Alette e del manicotto, okay. Si stringe con la mano forte. Scusa, questo serve anche per non andare sul compensatore? Esatto, okay. Esatto, per compensatore evitare problemi di sicurezza. Dopodiché, in questa posizione, strettamente saldata alla barricata, anche qui è possibile effettuare delle ripetizioni del colpo molto veloci e precise. Ottimo. Quindi mi ha spiegato un po' tutto. L'unica cosa che manca, ma vabbè, è un po' come per le Open delle altre categorie, degli altri sport,
il compensatore davanti serve per eliminare l'effetto di impennamento e di torsione dell'arma, quindi per stabilizzarla ancora di più. Infatti adesso, se me lo consenti, farei una ripresa del ciclo dell'arma per far vedere la differenza, insomma, come si comporta quest'arma. Va bene. Bene, grazie Andrea. Prego. Ragazzi, giornata terminata, è stata una giornata bellissima, ho scoperto questa disciplina che, vi confesso, all'inizio ero un po' scettico, mi sembrava una cosa tanto statica, in realtà ho scoperto che ci sono tantissime difficoltà, è tanto tanto tecnica, bisogna lavorare tanto sui fondamentali, su una serie di componenti che spesso tendiamo a non considerare. Per questo tornerò a rifarlo, tornerò a allenarmi, anche perché con l'anno nuovo ci saranno delle importanti gare anche in Italia per questa disciplina, quindi voglio arrivare preparato. Se vi può interessare, scrivetecelo nei commenti, potremmo pensare di fare dei piccoli dei video per spiegare esercizio per esercizio come deve essere fatto, distanze, condizioni da rispettare, ma anche facendo vedere come allenarsi e quali tecniche vanno applicate. Se è una cosa di vostro interesse, scrivetecelo, fatecelo capire, che così proviamo a organizzarci per. Ricordatevi di iscrivervi al canale, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!